Timmy Zonfo, Cepistica Pieris, ancora una volta in prima linea. Sono orgoglioso perché nel mio amato Friuli vedo tante realtà dove ci sono gruppi che sono veramente amici, appassionati, fanno la differenza, tutta la differenza del mondo. Come in tutte le occasioni, siamo un gruppo di persone che prima di essere amanti del ciclismo siamo diventati amici col ciclismo. Alcuni dicono, ma voi eravate amici prima, no, non ci conoscevamo, quindi siamo diventati amici da 20 anni, 10 anni, 5 anni, facendo praticare il ciclismo ai nostri ragazzi e, come dicono i Friuli, bevendo un paio. Quindi andiamo avanti sempre con questa visione dello sport del ciclismo, che prima di tutto deve essere amicizia e gioia di fare le cose. Un ringraziamento speciale ai ragazzi della Seima della Barca, che sono quelli che vi hanno fatto mangiare. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno aiutato. Potrei fare i nomi perché li conosco personalmente, ma non ha senso. Noi siamo il Team Isonzo Ciclistica Pieris, quindi ognuno si riconosce nel Team Isonzo Ciclistica Pieris e i nomi sono tutti nel nostro onore. Un ringraziamento speciale, perché ci siamo dimenticati di metterlo nella brochure, alla ditta Scamontaggi, che ha montato quelle due belle cose che vedete qua a sinistra, alla mia sinistra, i due cavalcavia, che ha richiesto un paio di giorni di lavoro. Comunque un ringraziamento alla Scamontaggi in particolare, che ci sono sempre vicini. E facciamo questa gara in ricordo di un grande amico, quindi siamo onorati di essere giunti. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale. Prima di tutto vorrei congratularmi con i protagonisti di oggi, gli atleti. E dopo vorrei veramente ringraziare di cuore tutte le persone che stanno dando l'anima per la riuscita di questa manifestazione, che è una delle più grandi del mandamento. Grazie mille a tutti. Grazie a lei. Come so che a te piace, faticano, sportellate, si suda, ma poi ci sono dei meravigliosi sorrisi. Guarda, questo sono sicuramente, specialmente, ma anche per gli adulti, ma specialmente per i ragazzi, c'è grande competitività al momento della partenza, ma dopo, alla fine, grandi abbracci, grandi amicizie, come ho detto prima, che vengono coltivate negli anni. Questo è il bello di questo sport e mi piace tantissimo, l'ho frequentato, lo frequento e comunque complimenti a tutti quanti oggi che hanno portato a termine la gara. Ma sicuramente Gilberto, è un orgoglio e ne sono veramente fiero di tutto il movimento, dalle ruote grasse alla pista, passando per la strada, anche i turisti e sotto le giovanili. Siamo una regione, come hai detto, che è piccolina, pesiamo il 4% in federazione, ma come dico sempre io, le suoniamo le regioni più grandi come una grande orchestra. Tant'è vero che nel quartetto c'erano due ragazzi a più anni, come poc'anzi detto, e io ho lanciato la sfida ancora un anno fa dicendo che a Parigi ci saranno sempre due corridori trulani su quel quartetto. Doverosa la presenza oggi della Federazione Emilia di Alessandro è per me un duplice veste, se posso permettermi, di amico della ciclistica Pieris e del compianto Renato Pagolini. Renato io l'ho conosciuto, credo, penso 5-6 anni, era un giovanissimo, gli attuali G1, proprio qui a San Canfran di Giongo c'era la selezione per i giochi della gioventù. Renato ha dato molto al ciclismo regionale sia come dirigente che come uomo, quindi era doverosa la mia presenza. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Non c'è mai niente di facile nel ricordare una persona, non c'è mai niente di facile e si rischia sempre di usare le parole sbagliate. C'è una cosa che imparato a guardare: che cosa ha seminato chi ci ha lasciato. E questo, secondo me, penso che sia una qualcosa che nutre il ricordo, nutre anche il dolore,
ma nutrire un sorriso dentro per sapere che ci ha lasciato una persona che ha seminato qualcosa di veramente importante. Sì, ha seminato veramente qualcosa di importante e lo vediamo nel lavoro che tutti stanno continuando a fare per questo e per riempire il tempo, quindi non posso far altro che ringraziare tutti quelli che hanno realizzato e tutti quelli che stanno dando di mano per la realizzazione del lavoro. Non so se vuoi dire qualcosa, però devi permettere un piccolo gesto. Nero sgargiate, alza le mani al cielo, Gianfranco Mariuzzo, ed eccolo qua il nostro podio, fascia 2 master, ancora un grande applauso per loro. Bravi ragazzi, un grande applauso anche per voi. Bravi ragazzi, e questa era la nostra categoria GCL maschile, categoria esordienti, eccole qui. Bravi ragazzi, adesso andiamo. Brave, brave, brave ragazzi. Donne open. Adesso va già meglio. Hola. I nostri juniors. Carmine e Rossini, Terriccio. Categoria open maschile, Cudicio, Casasola, Tabotta, Barazzuolo, Punta, questi i magnifici 5, al mio 3, 1, 2, 3, così si chiude una bellissima giornata di sport Ciclo Cross, per il secondo memoria Renato Bagolin, grazie Team Isotto di Ciclistica Pieris, grazie a tutti.